Progress. Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Cooking Progress. Lo sapete che la puntata del mercoledì è sempre una puntata molto particolare perché i cortisti e gli attori, che ormai sono diventati veramente tantissimi, sono sul set. Tra l'altro oggi stanno realizzando l'ultima parte del nostro corto in progress e succedono un po' di cose strane. Ah, l'hai tolto però, il cappuccio. Non so se notate, ma giustamente, come spesso accade, gli attori sono qua con me, normalmente ci sono anche gli opinionisti, però mi hanno detto che per protesta oggi si sono spostati e li troviamo su... Cioè, vi prego, perché Giampiero in versione Eminem è una delle cose... No. Sei bellissimo! Vincenzo, mi spieghi che cosa sta succedendo? No, per portare un po' di pepe, perché sennò sempre intorno alla tavola rotonda, allora per destabilizzare un po' il programma ci siamo messi qui. Comunque c'è una bella visuale da qua. Ecco, Marco, questo mi fa piacere, ascolta, ma rimarrete lì per tutto il tempo? Non lo so, sorpresa. È una sorpresa anche questa. Sì. So che avete finito, anzi, finito, perché io questa cosa ancora non l'ho ben compresa. Avete finito. Avete finito il finale di Corto in Progress? Sì, ne parlerà quindi... meglio lui. Sì, il filo, ok, va bene. Facciamo un cambio, ci spostiamo. Quindi racconta un po'. Cosa? Non proprio tutto, perché tra un po' vi inviterò a scendere e parleremo di questo finale. Però dammi delle anticipazioni. Ci sono due versioni dello stesso finale, diciamo. Con il famoso colpo di scena, tutti i raccordi al posto loro, tutti. Tutti? Tutti. Qualcuno l'ha già letto? Sì. Sì? Ci sono tutti i raccordi al punto giusto, Andres? Quasi. Quasi? Sì. Non sei convinto che tutti siano al punto giusto? Ma in realtà le ho lette molto velocemente, per cui devo ancora rileggerle, quindi valutarle bene. Però mi è piaciuta, magari lo dico dopo perché, dopo che lui ha spiegato la trama. Va bene, allora voi tra pochissimo invece scenderete per parlarci dei due finali. Io invece vi voglio ricordare che ovviamente la settimana prossima, anzi non proprio per tutta la settimana, ma durante questi ultimi giorni di questa settimana e per lunedì e martedì della settimana prossima, sarete ovviamente chiamati voi da casa ad aiutarci nella stesura del finale, perché il finale viene scritto, sta venendo appunto fuori dagli attori, dagli opinionisti, sono arrivati anche altri finali. Il nostro Roberto Happer proprio ieri sera ci ha mandato un finale decisamente a sorpresa che poi leggeremo oggi, però anche voi da casa avete mandato comunque dei finali. 392-888-9910, continuate a farci sapere in che modo volete che finisca il cortometraggio della versione ufficiosa di Corto in Progress. Nel frattempo i ragazzi sono dall'altra parte degli studi, stanno realizzando la scena, quella finale ufficiale di Corto in Progress. Tra pochissimo magari qualcuno potrà già raccontarci qualcosa, per esempio Gennaro, che ha già finito... Che c'ho, problemi con il microfono? No, posso andare avanti tranquilla. Gennaro, eccoci. Tu hai finito la tua parte, ossia quella di Marco, l'analista. Marco, l'analista. Ricordiamo un attimo alle persone a casa che cosa succede, per quanto ti riguarda in questo finale. In questo finale io praticamente esce fuori la mia parte più ambigua, in quanto si scopre che praticamente sono ossessionato dal personaggio di Giulia e insomma ho cercato di portarla sempre di più nel mio mondo, tant'è vero che c'è una battuta in cui, insomma, lo dico chiaramente. Poi colpo di scena, uccido, praticamente sparo a Elisa che sta a sua volta seguendo Fabio e Lara che andranno insomma al bar, e la scena che stanno girando in questo momento. Dove troveranno appunto Edoardo. Dove troveranno Edoardo. Con un abile provino ieri si è acchiappato la parte del barista. Che bello, del barista. Sono stato troppo contento che è stato preso Edoardo. Ma io devo dire che invece sono contentissima. Sono meravigliato, però... anch'io. A sorpresa. Altissimo livello, cioè mi sarei sentita veramente in difficoltà se fossi stata io la regista della settimana, veramente sì, sì. Grande difficoltà. Evidentemente Pippo ci aveva un'idea ben chiara, Edoardo la rientrava in pieno in questa idea. Devo dire che mi sono trovato molto bene con Pippo. Ecco, infatti questo ti volevo chiedere. Ma io anche con Alessandro, sarà che loro mi vogliono bene, hanno un'ottima opinione di me, ma veramente mi trattano benissimo, trattano tutti benissimo, hanno le idee molto chiare, ognuno di loro ha uno stile ben diverso dall'altro e dagli altri. E abbiamo lavorato bene, c'è stato un piccolo problemino insomma di ritardi con alcuni di loro, però alla fine si è ripreso alla grande. Fabio, visto che stavi leggendo i messaggi, se magari mi dite che cosa dicono, perché io ovviamente non li vedo. Io credo che le donne del gruppo non siano state all'altezza del reality, potevano dare di più, ma gli ostacoli del gioco erano proprio tanti.
Beh, è anche vero che forse le donne sono state un po' sfigate nella misura in cui Michela ha dato l'avvio ai giochi, per cui anche alla sua prima regia è stato un momento sicuramente non facile. È vero che sono state, ora indipendentemente dalle responsabilità e dalle colpe, non credo che sia colpa loro, però è vero che sono state anche meno celebrate da casa, nel forum, eccetera, anche il loro lavoro registico, no? Scusami, vai. Però chiedono che venga fatto un rap da Giampiero, da casa, ovviamente. Preghiamo. Il fan club di Giampiero richiede questo exploit musicale, tra l'altro vi chiedono anche di leggere i finali, quindi tra un po', non lo so, tu a che punto sei, Pietro? Ieri ci accennavi appunto di aver già qualche idea, oggi si può iniziare a focalizzare verbalmente questo finale? Possiamo farlo? Io rimarrei con la sorpresa fino al giorno della presentazione. Quindi voi me le presentate venerdì ufficialmente? Ufficialmente. No, vabbè, sì. Però dai, delle indicazioni sì, me le date oggi qualcosa? Dai, vi prego. Io stavo pensando una cosa, però non so se è possibile. Un personaggio va inserito, no? Teoricamente no, avevamo pensato di non farlo inserire il personaggio. Questo in realtà mi fa gioco, perché è un non personaggio, nel senso che non è fra gli attori. Non è fra gli attori, dove sta questo personaggio? In studio, in studio tutti i giorni. Insomma, personaggio leggiamo i prossimi, non ci sono nuovi messaggi, ecco, questo nuovo personaggio. Certo, potrebbe anche essere Giampiero, magari Vincenzo, anche loro d'altronde non sono attori. Dice che Vincenzo si è preparato oggi, vorrà fare un provino per noi. Un'improvvisazione. Almeno il rap ce lo devi fare, un piccolo rap. Ma guarda, se c'è un fan club e dubito, dopo il rap sicuramente sparirebbe, quindi... Vabbè, non si sa che cosa potrà accadere in questa puntata, però sicuramente sarete contenti voi a casa, noi lo siamo, di rivedere il provino di Edoardo di ieri. Prima ci riguardiamo il provino, poi devo dire cosa che non abbiamo mai fatto nel corso delle puntate del mercoledì. Siccome ieri i ragazzi sono stati veramente, veramente bravi, abbiamo deciso di rivedere alcuni momenti delle loro improvvisazioni qua in studio, proprio per ringraziarli per l'entusiasmo e per la bravura. Comunque, partiamo con Edoardo, che appunto si è portato a casa la parte del barista, e guardiamolo durante il provino di ieri mattina negli studi di Coming Soon. Corso in pro. Dov'è il cesso? Cao cesso, non c'è sta. Si è attaccato qualcosa. Prendiamo due caffè corretti, così sei contento, eh? Tieni, accattone. E vedi di darmi un fottuto bicchiere d'acqua stavolta. Fallito. Bene, questo è il provino di Edoardo. Poi, insomma, se avete seguito la diretta di ieri vi sarete accorti che appunto durante la sua improvvisazione ci ha chiesto di prendere parte al suo provino, sicuramente è stato un bel momento. Io nel frattempo ho distribuito ai ragazzi, tra l'altro vorrei salutare Marianna che ci ha raggiunto adesso. Ciao cara, lì il microfono gelato. Allora, ciao a tutti. Non sei stata con i ragazzi nella giornata di oggi perché appunto io l'ho detto, Mediaset ti ha rubato, quindi eri impegnata, sì. E siamo molto orgogliosi di questo, però Alessandro appunto ha trovato un escamotage per poterti avere nella scena. Sì. La tua voce in segreteria. In segreteria, appena registrata. Com'è andata? Perché bene. Anche una voce è importante, assolutamente. Sì, è andata bene. Giulia è un po' più contenta ora, quindi lascia, no, non si può dire, sì. Certo. Lascia Fabio e lo comunica a Marco, quindi è più contenta, un po' più sollevata, un po' più un sorriso, insomma, la voce sorride. Ecco. Oh, almeno la voce, almeno la voce sorride nel finale. Ti stai preparando qualcosa per il finale ufficioso di Corto in Progress? No, hai avuto delle idee? Qualcosina, stasera torno a casa studio, torno a casa e metto lì e vedo un po'. Quindi venerdì sarai dei nostri per la Assolutamente presentazione? Assolutamente sì. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Vi dicevo, io intanto ho distribuito un po' sul tavolaccio dei fogli, sono praticamente i vari finali che ci sono giunti, ma perché non mettete qualcuno sul tavolo anche oggi, come avete fatto con Antonio, stile porchetta sexy? 1080, e non lo so, se nel corso del dibattito chi si è proposta? Marianna, vuoi andare? Ok, la nostra porchetta sexy della... Però d'altronde voglio dire una cosa, c'è stato chi ha messo donne sotto il tavolo trattandole da stupide, noi abbiamo l'orgoglio di avere un'attrice sopra il tavolo, la trattiamo con enorme, è vero, rispetto. Ecco qua, deve essere davvero spassioni, chi? Un bacione a Mariolina, come sempre, fenomenale, grazie, Ciccio 89. Che cosa dicevano di Sara?
Sara è la più simpatica di tutti, deve essere davvero spassosissima. No, io confermo questa cosa, a parte vabbè, il clima che devo dire è abbastanza da fine scuola in questi giorni, però ce lo meritiamo anche perché abbiamo lavorato per 8 settimane con estrema attenzione. Questo non vuol dire che non ci sarà la dovuta attenzione e per la scena finale dei cortisti e per la scena finale degli attori, però forse è anche arrivato il momento di essere proprio vicini alle persone a casa. Per cui Sara, se ti dicono che sei spassosissima... Che ci rispondi? Io lo so che è vero, Gennaro lo sa che è vero, Fabio ormai si conosce benissimo, Marianna è dei vostri da una vita. Sì, è vero. Io gioco sempre. Non mi prendo mai sul serio e si vede. Forse a volte troppo, però è un lato del mio carattere. Ma sei contenta che sia arrivato questo messaggio a casa? Penso sia importante. Sì, sì, molto. Almeno è arrivato questo. Ti posso assicurare che è arrivata anche la bravura? No, è arrivata anche quella, perché alla fine io credo che per tutti gli attori sia stato importante anche il momento del provino. Per me è importantissimo, cioè veramente importante. Però non è che mi fa piacere, però continuerò sempre ad andare avanti e a studiare, perché penso che sia un lavoro dove bisogna sempre studiare. Ecco, spassosissimi, aggiungerei io anche cazzuta. 392-888-9910, grazie per i messaggi che stanno arrivando, come al solito, insomma, se avete voglia di mandarci proprio in tempo reale il vostro finale, fatelo, perché oggi in qualche modo parleremo anche di questo. Io però adesso, siccome la giornata del mercoledì è comunque una giornata che è destinata anche al regista della settimana, che vi ricordo essere Pippo, che sta lavorando appunto sulla sceneggiatura, sullo script di Alessandro, l'altro giorno abbiamo realizzato un'intervista con Pippo, lui ci ha raccontato delle cose in più, non tanto sulla sua vita privata, perché insomma devo dire che si è tenuto molto distante dal gossip, però comunque abbiamo scoperto qualcosa in più su Pippo e lo ascoltiamo adesso. Corso in pro. Regista. Bah, io già di solito non dormo tanto la notte, però tranquillo, so che mi daranno una mano e poi sono un tipo molto diretto, deciso, quindi tranquillo. Tutto sommato è una bella sceneggiatura, ho intenzione di renderla ancora più interessante, magari con inquadrature un po' più particolari, e ora anche un po' di giocare, di rischiare magari qualcosa in più. La rifarei? Io alla fine di ogni cosa mi chiedo se la rifarei o se sarebbe meglio pensarci 2 volte, alla fine la rifarei, mi è servita. Sicuramente Pippo ci racconterà diverse altre cose nel corso della puntata, però adesso noi dobbiamo fermarci un attimino, torniamo tra pochissimo, mi raccomando restate con noi perché la diretta di Corto in Progress continua. Corto in Progress. Tornati ragazzi, continua la diretta di Corto in Progress. Allora, vi ricordo che in questo momento i cortisti con gli attori, tranne a questo punto, vabbè, insomma... Lorenzo, nel senso Fabio, aveva già dato, per cui lui è morto nel cortometraggio, ovviamente. Gennaro ha dato per oggi, Marianna ha dato per oggi, gli altri ragazzi sono dall'altra parte degli studi, stanno terminando proprio il finale di Corto in Progress. Tra pochissimo fatemi capire quando passa qualcuno, magari se abbiamo un responsabile di produzione, se riusciamo ad avere qualcuno, chiediamo come stanno andando le cose, oppure più tardi faremo una telefonata nell'altra stanza al nostro Vic Massino Vittorio, che è ovviamente il produttore sul set in queste occasioni. Tra l'altro stavamo anche dando uno sguardo ai diversi finali, finalmente ho tra le mani il finale anche di Giampiero, che però mi dice abbia una versione, un finale bello, buono, e un finale un po' più cattivo. Tu hai il finale cattivo che è di là, giusto? Allora, dopo lo vediamo, perché vi dovrei spiegare la differenza tra i finali, i nuovi personaggi, eccetera, eccetera. Nel frattempo però io volevo, siccome stamattina i ragazzi hanno già girato qualcosa, volevo vedere il primo backstage di questa mattina, quindi vedere chi erano gli attori e che cosa è successo. Vediamo un attimo. Corto in progress. Backstage. Non so se... caso lo si sposta o caso lo si mette da un lato, non si riprende, come vedete. Il banco. Finito, a presto. Tu esci dal fuoco lì e ti vai a sedere. Quindi l'altra parte, dimenticavo, devi lasciare Fabio. Andrà con l'inquadratura vuota. Quindi io la prima parte della battuta la rimetto di spalle con questo gesto. O vuoi che la dico tutta da questo lato? Aspetta. Io facevo così. Voi state a fuoco, venite dietro, faccio la prima parte, con la prima parte è lasciata anche chiusa. Dopodiché mi giro. Il tempo dei due momenti.
Ah, capito. Capito. La prima parte del messaggio l'ascolterai in piedi. Ok. Allora, a questo punto direi che Gennaro, visto che è con noi in studio, ci può raccontare che cosa succedeva stamattina in questo briefing che abbiamo visto adesso nel backstage. Praticamente io sono Marco, l'analista per i ritardatari, e niente, sono nel mio ufficio, e in questa scena esce fuori la mia parte più diabolica, diciamo, perché esce fuori la mia naturalezza, quindi la mia cattiveria. E ascolto il messaggio che Giulia mi lascia in segreteria, dove praticamente mi comunica che ha lasciato Fabio e quindi si sente una persona nuova. Io faccio un sorrisetto molto ambiguo per la serie, ok, ci sei cascata, ce l'ho fatta. Intanto io ho ucciso Elisa, quindi automaticamente l'hai lasciata, cioè non esiste più Elisa, hai lasciato Fabio, quindi benvenuta nel mio mondo. Però nel frattempo ci propongono da casa un finale in cui praticamente tutti i personaggi si mettono in fila e vanno a bussare alla porta dello psichiatra, e quindi praticamente questo corto potrebbe terminare, ma forse va anche grazie per avermi rubato il finale, anche alla... era quello era tu. Questo è precisamente questo, davvero? No, è una, sì, una serie di sedute che facevo a tutti i personaggi praticamente. No, ma sarebbe stato tirando fuori anche carino. Con varie, ipnotizzando alcuni di loro e quindi tirando fuori poi il flashback. Ma veniva anche la conduttrice presa in considerazione? Assolutamente sì. Sull'incubo di Cotton Ma secondo Progress, me è stato quello. È il sogno proibito di tutti, mettere Mariolina nel finale. Sì, ma, eh? E ci devi stare assolutamente. Ma guarda, ti prendiamo di forza. Cioè, proprio giammai potrei rovinare un lavoro di settimane e settimane. No, perché hai già dimostrato di essere una grande attrice, quindi. Eh già, come faccio io. Cos'è che aveva fatto? Ero Elisa io quel giorno. Tu eri Elisa. Ero Elisa, legata e mi dimenavo. Grande performance. Ed era anche difficile perché ti leccavo e ti odoravo, ti annusavo, quindi. Senti, ma davvero, insomma, il finale era molto simile. Era e molto forse simile. Era Picappa che ce l'ha scritto, il nostro affezionatissimo, che io adoro. E per cui ti giuro, ringrazio. Giuro, c'ho una bozza scritta a casa sul computer, quindi questo è il mio finale. Vabbè, allora continuiamo a mandare gli altri finali a questo punto, perché sono molto, sì, sono veramente molto molto curiosa. Che cosa dovevamo fare prima? Volevamo leggere, ecco, volevo, ecco, facciamo questa cosa per ordine. Gian Piero, sì. Vorrei che ci parlassi di quale finale, quello A o quello B? Scegliete voi, insomma, quello positivo. Partiamo da quello che finisce male, allora, magari. Partiamo da quello che finisce male. Sì. Allora, il presupposto è piuttosto complicato, e infatti la sceneggiatura è stata difficile da scrivere proprio perché bisognava ridurre una storia a 3 pagine. Ma questo è quello che finisce bene? Quello è quello che finisce bene, sì. Sì. Quello è sostanzialmente tutto il gioco si basa sul presupposto che in realtà ci sono troppe incongruenze all'interno del cortometraggio, in particolare che riguardano Fabio, che dice una serie di cose che poi contraddicono te stesso, che mi hanno portato a pensare che probabilmente l'identità di Fabio non è quella che era realmente. Ok. E in particolare il gioco. Non è il figlio di papà, super ricco. Cioè no, non è nulla di tutto quello. Nulla, ok. Né tantomeno il fratello di Elisa. In realtà sono entrambi poliziotti, sia Fabio che Elisa, che sono stati messi, che hanno il compito di rintracciare Lara e di conseguenza, essendo lei una consumatrice, arrivare mano a mano ai gradi più superiori. Ok. Lorenzo e Max, e sopra ancora Marco. Questo è il gioco. Che succede praticamente? Che noi arriviamo al momento in cui loro sono in macchina, sì. in cui Fabio, costretto dalla pistola di Lara, in un breve dialogo gli fa capire che lei non ha capito nulla di tutto quello che è accaduto fino adesso. Non a caso io ho usato una serie di raccordi, tra cui lo specchietto. Fabio guarda spesso nello specchietto nella prima scena, perché nel frattempo Elisa, che in realtà è una poliziotta sua complice, è arrivata. Per quello guarda sempre dietro. E quindi arriveremo alla scena finale in cui... Ecco perché Elisa esce immediatamente da casa, esatto, si mette in macchina, prendendo e insegue, prendendo la pistola. Ci sono una serie di raccordi, se no non avrebbe senso che Fabio entrasse in quel modo a salvarla, non avrebbe senso che non reagisce alla pistola, solo se è uno che è abituato può reagire in quel modo. Quindi avremo una situazione in cui c'è la macchina in mezzo, esce fuori Elisa e dice... Questo spiega anche perché Elisa sa perfettamente dove è la pistola quando è a casa di... Spiega quasi tutto. Okay. Arriva Elisa, si smaschera dicendo fermi tutti polizia, e contemporaneamente dall'altra parte arriva lui che sta scendendo da casa di Giulia con 2 battute che legano le battute famose, a volte capita che poi c'è diventa tutto rosso, e tira fuori anche lui la pistola. In mezzo alla macchina Marco e Giulia, e Elisa. Spari, nero. E questo è praticamente uguale in tutte e 2 le versioni. La versione positiva o negativa riguarda Aspetta, Giulia.
Passiamo adesso, prima di vedere, sentire. Questa mi, devo dire che mi piace, che mette veramente d'accordo un po' di cose, non so voi che cosa ne pensate. Forse bisognerebbe leggerla nel, sì, nel dettaglio. I dialoghi stessi sono poi costruiti apposta per raccordare il tutto il più possibile. Questo programma mi piace molto, ma avrei voluto vedere più spesso i cortisti. Viva gli opinionisti! Claudia da Ginosa. Grazie. Allora, ovviamente gli opinionisti ringraziano. Ecco qua, ringraziano gli opinionisti, non l'hanno visto a casa, ma voi dovete farlo vedere perché è un momento meraviglioso. No, possiamo... raffreddore. Vabbè, ho capito, mica ti metto il dito nel naso, cioè, un co... vabbè. È una cosa proprio divertentissima. Ma no, perché poi il naso è tutto strano, che si piega tantissimo, una cosa... Ma te lo sei rotto quando eri piccolo? Sì. Davvero? Non è una cosa bella, allora, questa che ho detto, un ricordo tristissimo. Allora, possiamo, prima di sentire che cosa ne pensano gli attori di questo finale, di ascoltare l'altro finale, io direi di andare avanti e ci guardiamo l'improvvisazione di Edoardo. È un momentino brevissimo di improvvisazione di Edoardo e poi a seguire tutte le altre improvvisazioni di ieri. È un omaggio che la sottoscritta e la produzione ha deciso di fare appunto ai 5 coraggiosissimi attori di ieri. Fallito. 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 Sei un fallito. Dov'è il cesso? Qua. O cesso non ci sta. Se prendete qualche cosa. Prendiamo due caffè corretti. Sei contento ora? Tieni, a cattone. E vedi di darmi un fottuto bicchiere d'acqua stavolta. Fallito. Fallito. E questa era l'improvvisazione di ieri, improvvisazione anche in parte corale di ieri, e tra un po' vedremo anche le altre. A questo punto facciamo un breve giretto, ditemi che cosa pensate partendo da Pietro del finale di Giampiero, che potrebbe essere il vostro finale. Beh, è una buona idea secondo me, non avevo pensato a tutto questo sinceramente, però è una buona idea. Ok, Andres. Allora, secondo me risolve tante incongruenze. Adesso, dopo la sua spiegazione, diciamo mi è chiaro un po' tutto. Secondo me l'incongruenza maggiore era la presenza di Lorenzo e di Max, che non veniva giustificata per niente nella storia. Il fatto di legare l'assassino, cosa che io tra l'altro dissi una volta in studio, a questi due personaggi, secondo me è una buona idea, cioè, perché giustifica la loro presenza, che tra l'altro nel corto non è indifferente, quindi ha uno spessore notevole. E quindi bene, insomma, io sono... Ancora non ho capito i due finali, qual è quello Vabbè, buono. Vabbè, adesso anche spiegarci l'altro. Esatto, però... Però mi domandavo, Giampiero, hai dato praticamente un risvolto per i due personaggi che comunque rimanevano un po' meno chiari, però il portiere non l'hai ripreso in considerazione? Lei chiede di Giulia, Giulia ha un ruolo giustamente importante. Ognuno... Il portiere in realtà nell'ipotesi iniziale c'era, perché per come è stato costruito... L'ipotesi giustamente c'era quella finale. Purtroppo non c'era spazio, nel senso che avendo a disposizione solo 3 pagine ho dovuto veramente ridurre all'osso quello che si poteva scrivere. Però lui è stato costruito come tanti personaggi, lasciando una serie di impronte lungo la storia. E per come è stato costruito sembrerebbe molto più vicino all'eventualità di essere, non so, l'equivalente di quello che Marco è per Lara e Max, lui potrebbe essere per Fabio e Elisa. Infatti, perché per esempio c'è il bacio con Elisa, c'è uno sguardo torvo quando Lorenzo è, cioè ci sono dei legami che possono dare l'idea. Però sinceramente Face Off John Woo l'ha già fatto con le 3 pistole che si puntano una con l'altra, mi sembra eccessivo per Corto in Progress. Pietro, se vuoi ribattere puoi farlo, non salire sul tavolaccio. A me mi viene da piagne, mo non so se farlo oppure no, potrebbe essere un'improvvisazione, vabbè, viene da piagne proprio. Vabbè, spero a questo punto che vinca la mia sceneggiatura, perché... Dobbiamo ancora leggerla, infatti, anche perché poi questa sarà l'unica differenza rispetto a quello che accade con il pubblico a casa. Perdonateci, pubblico a casa, però voi mandate comunque i vostri finali e noi li leggeremo, però la decisione finale verrà presa qua, cioè sarete voi...
Scriverete il nome della sceneggiatura che preferite, il nome dello sceneggiatore su un foglio e poi ci sarà un'estrazione. Ne compro i voti, che devo fare? Va bene, ogni mezzo è lecito in questo caso. Giulietta. Sì, io non ho capito che cosa fa Giulia però. Cosa fa Giulia? Giulia, cosa fa Giulia? Sono appunto i finali positivo e negativo. Se quindi vorrei... dobbiamo ascoltare l'altro finale per sapere i due, cosa... No, il finale, perché anche questo non è finito. Questa è la prima parte, fino a nero non è finito. C'è la parte di Cara Giulia. E questo è uguale per tutte e due, quindi questa uguale, parte. Quella con la struttura generale è uguale per tutti, poi okay. C'è Giulia. Allora, adesso facciamo che, caro pubblico a casa, avete ascoltato prima Giampiero e fino a là è uguale, sia che ci sia la scelta A che ci sia la scelta B. Adesso dimmi il finale di A. Cioè il finale positivo. Il finale positivo. Allora, un fattorino che è il personaggio nuovo sta consegnando un pacco, siamo di nuovo all'inizio della struttura. Sì. Sta consegnando un pacco a Giulia. Incontra tra l'altro Marco che sta scendendo per le scale, che ovviamente essendo un doppio giochista gli chiede...